Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Volevo farlo all'esterno, ma c'è un vento allucinante, quindi vi beccate la sottoscritta che parla direttamente dalla camera in ostello. Spero che non vi dispiaccia. Questo qui è il video su Fraser Island. Ci ho messo qualche giorno a registrarlo, perché comunque sia sono stati 3 giorni e 2 notti abbastanza intensi. Come esperienza assolutamente da fare secondo me, soprattutto appunto in campeggio per stare un pochino a contatto con la natura. Allora, quindi cominciamo. Sono partita con il tour di Pippis, 3 giorni e 2 notti in campeggio per l'appunto, guidando anche il 4x4. Non so esattamente quanto costi, perché non l'ho, cioè io ho pagato tutto il tour tutto insieme, quello che sto facendo, quindi non ho esattamente non ho trovato nemmeno il costo del singolo tour che ho fatto a Fraser Island. Comunque sia, se andate online potete prenotare tranquillamente tramite il loro sito. Che cosa comprende questo tour? Dovete arrivare il giorno prima all'ostello e alle 4:30 del pomeriggio avete il safety briefing. Per guidare dovete avere minimo 21 anni e la patente da almeno un anno. Vi basta tranquillamente la patente italiana, quindi il semplice pezzetto di plastica rosa. Non serve la patente internazionale, non serve niente la conversione, la traduzione in italiano, in inglese, eccetera. Non è un problema. Che cosa vi fanno portare sull'isola, poi cosa preparare da portare sull'isola, vabbè, qualche vestito, cose per il bagno, non vi servono le scarpe, vi bastano le infradito, io le avevo portate le scarpe e non mi sono servite, l'asciugamano per farvi appunto il bagno, non nell'oceano perché è pericoloso, ma nei vari laghi e nei fiumiciottoli che ci sono, e se avete il musica, se avete il cellulare, anche se non prende, la macchina fotografica, eccetera. Tutto deve stare dentro ad uno zaino di dimensioni non troppo grandi. In più, se ce l'avete, potete portarvi dietro il cuscino e il sacco a pelo. Nel caso che non ce li abbiate, potete affittarli o comunque sì, potete pagare e ve li danno loro. Potete portarvi gli alcolici. Vi dicono assolutamente non in bottiglie di vetro. La mattina vi svegliate presto, c'è la colazione gratuita. Vi svegliate alle 6, fino alle 6 e mezza, 7 avete la colazione gratuita. Dovete fare il checkout e vi fanno lasciare le valigie dentro ad un sottospecie di capanno che poi comunque viene chiuso e sono tra virgolette al sicuro. Non è al 100% sicuro, ma sempre meglio che lasciarle in giro. Se avete il van o la tenda dovete liberare lo spazio, quindi dovete chiudere tutto, e se avete il van dovete spostarlo e lasciarlo parcheggiato sulla strada per i 2 giorni e mezzo che siete via, 3 giorni. Partite alla fine, che sono circa le 7:30 del mattino, con le auto, siete 8 persone per auto, compreso chi guida, e andate appunto verso il traghetto che vi porta sull'isola. Dall'isola quello che abbiamo fatto noi è stato andare prima a Lake Mackenzie, che è spettacolare, è un lago di acqua dolce che non è alimentato da fiumi. L'unico modo in cui arriva l'acqua a questo lago è tramite la pioggia, l'acqua piovana. Non è enorme, non c'è moltissimo posto in spiaggia, però comunque sia quando ci siamo stati noi non c'era nemmeno tanta gente, quindi avevamo il nostro angolo con tutte le nostre cose, abbiamo fatto il bagno, spiaggia bianchissima, acqua assolutamente perfetta, senza parole, proprio bellissimo, sembrava di stare ai Caraibi, tanto per capirci, solo che era un lago. E c'era con l'acqua dolce ovviamente, quindi niente problemi di sale nei capelli, tanto per capirci. Poi siamo tornati un pochino indietro, abbiamo fatto il pranzo, prima di pranzo, mentre appunto la guida preparava il pranzo ci ha lasciato liberi, ci ha consigliato una camminata, 20 minuti anche meno, un quarto d'ora l'abbiamo fatta, abbiamo pranzato, tutto
è tutto compreso, quindi nel prezzo, quindi i pasti anche sono compresi. L'unica roba non compresa è l'alcol, se volete portarvi qualche snack. Poi ho guidato io, perché al primo turno ha guidato un'altra ragazza, poi ho guidato io e siamo andati fino al campeggio. Abbiamo fatto una piccola sosta per i pippis, che sarebbero, adesso esattamente non lo so come si traducano, perché ho provato anche a cercare, ma sembra intraducibile. Sono sostanzialmente dei piccoli molluschi bivalvi, tipo le cozze, solo che non sono cozze, che stanno sotto la sabbia e in teoria, una volta che li raccogli e li metti giù, in teoria dovrebbero risotterrarsi da soli. Abbiamo provato a fare una gara, vedrete anche le immagini, ma non è successo, al mio non è successo niente, era pigro come la sottoscritta e quindi è rimasto in superficie, quindi poi l'ho risotterrato da sola, diciamo a forza. Siamo andati al campeggio poi, molto bello, da una parte le tende, dall'altra la cucina attrezzata, una cucina da campo ma comunque ben attrezzata, un po' più lontani i bagni con doccia con l'acqua calda, più comunque tutti, tra virgolette, tutti comfort, diciamo così, per essere un campeggio si stava veramente bene. La possibilità di fare il fuoco la sera, come abbiamo fatto. E poi vabbè, ci siamo sistemati nelle varie tende, due per tenda, più vabbè, la tenda per la guida, che era singola, che era quella più grande, dove c'è dormito solo una persona. Abbiamo fatto la cena, da questa cena in poi, fino al pranzo dell'ultimo giorno, ci siamo tra virgolette arrangiati da soli, nel senso che sotto la direzione della guida a turno si cucinava. E poi c'era il gruppo che lavava i piatti e sistemava. La prima cena era il barbecue, con quindi salsicce, hamburger, e polpette, più le verdure, e appunto poi la sera abbiamo fatto il fuoco, ci siamo divertiti un pochino con giochi di carte alcolici, eccetera. Non ho riprese, ho giusto una foto del fuoco, che è comunque molto suggestivo, devo ammettere, era da un pezzo che non mi capitava di stare attorno al fuoco con altre persone così, ed è stata una cosa un po' particolare, almeno per quanto mi riguarda. E abbiamo avuto anche la fortuna di beccare le due notti in cui praticamente non c'era la luna, quindi vi dico, alzare lo sguardo al cielo è stata veramente una grande meraviglia entrambe le serate, perché penso di non aver mai visto tante stelle in vita mia, nemmeno sommando tutte quelle che ho visto nei miei 27 anni, non si arriva a vedere tante stelle. Purtroppo i miei mezzi tecnologici non sono particolarmente potenti, quindi non ho potuto fare una foto decente, però vi assicuro che ero veramente a bocca aperta, quasi con le lacrime agli occhi, da tanto era bello il cielo, si vedeva addirittura la Via Lattea ad occhio nudo, quindi assolutamente uno spettacolo. Mentre voi vi guardate un nuovo timelapse fatto sulla spiaggia di Fraser Island, appunto prima della cena del primo giorno, io vi dico che il video avrebbe dovuto essere unico per i tre giorni, però mi sono accorta che è un pochino lungo, diciamo che probabilmente sforerò anche 10 minuti, quindi ho deciso di dividerlo in due. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social. Se il video vi è piaciuto, io vi invito ad iscrivervi al canale, intanto per non perdervi la seconda parte che arriverà lunedì prossimo, e anche a lasciare un like e a condividerlo con i vostri amici. Se avete qualche curiosità, qualche informazione da chiedervi, lasciate un commento qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video e vi dico have a nice life.